È stato trovato nella mattinata di oggi, al largo della costa di Santo Domingo, un naufrago che è stato subito condotto all'ospedale del Redentore. Un medico dell'ospedale, Ricardo Montoya, lo ha identificato come suo fratello Andrés, esperto subacqueo di Santo Domingo, dato per disperso con tutto l'equipaggio della White Shark, una nave scomparsa in mare circa 6 mesi fa. Anche la fidanzata del subacqueo ha confermato l'identificazione. L'uomo è in stato di grave shock e non ha ancora potuto chiarire le circostanze della scomparsa della sua nave. Andrés, mi riconosci? Sono io, Angelica. Andrés, sono io, Enrique. Stia tranquilla, il signor Montoya non ha niente di grave. Fisicamente è molto debilitato, ma a parte questo non ha nient'altro. Ma è così distaccato dalla realtà. Questo è normale. È tipico dopo uno shock prolungato. Ma una volta eliminati i fattori di stress mentale, il decorso è piuttosto rapido. Ma che cure gli dobbiamo fare? Nessuna. Clinicamente è guarito. Ora si tratta solo di aiutarlo a reinserirsi nella vita. E al riguardo sono ottimista. Piuttosto c'è una seccatura. La polizia sta continuando a farmi pressioni per interrogarlo. Ma proprio ora, in questo stato? Alla polizia non danno importanza ai problemi di ordine psicologico. Sì, sì, sì. Andiamo, Montoya. Lei è un uomo di mare, non può venirmi a raccontare di essere rimasto in acqua per 6 mesi. Allora, mi dica, dove è stato per tutto questo tempo? Non ne ho idea, gliel'ho detto. Ho una gran confusione dentro la testa. Non riesco a ricordare niente, è tutto annebbiato. Dunque, ricominciamo dal principio. Un gruppo oceanografico di Filadelfia l'ha ingaggiata 6 mesi fa per certe ricerche sottomarine, giusto? Ora, la spedizione doveva durare 1 mese, invece la nave non ha più fatto ritorno. Che ne è stato della White Shark e del suo equipaggio? Non lo so. Capisco che è assurdo, ma non lo so. Non mi diverto a tormentarla. Per una settimana il viaggio si è svolto regolarmente, poi d'improvviso è successo qualcosa. La White Shark ha cessato di trasmettere ed è scomparsa. È svanita in modo inspiegabile con tutto l'equipaggio, equipaggio di cui lei faceva parte. Come può non ricordare cosa è accaduto? Non lo so. E va bene, non voglio insistere. Per il momento. Mi accompagna, dottore? Ma certo. Signorina? Presto Andrés lascerà l'ospedale. Tu che cosa farai? Gli starò vicino. Ha bisogno di me. Lo fai solo per questo? Per senso del dovere? Per compassione? Oppure perché lo ami ancora? Non lo so. Tu sai quanto ho sofferto dopo la sua scomparsa e quanto mi è stato difficile ricominciare a vivere. In questo tu mi hai aiutato molto. Se tu sapessi quante volte sono stato sul punto di dirti quello che provavo per te. Ma poi ti sentivo così vicina che questo mi bastava. Io so benissimo quello che provavi, Riccardo. Ma adesso tutto è cambiato. Andrés è ancora vivo. E non abbiamo più il diritto di pensare soltanto a noi stessi. È ancora molto malato, ha bisogno del nostro aiuto. Vorrei avertelo detto prima che ti amo. Io non voglio che Andrés soffra per noi. Puoi stare tranquilla, tutto ritornerà come prima. Se tu hai scelto che deve essere così, accetto la tua decisione, va bene? Sei gentile, grazie. Io non ho più alcun motivo di costringerla a stare qui. Clinicamente lei è guarito. Anche il suo equilibrio psicologico è in costante miglioramento e quindi... Crede che un giorno potrò ricordare?
Questo è molto probabile, anche se onestamente non so se augurarglielo. Perché? Lei ha subito uno shock così forte che il suo cervello non ha potuto sopportarlo e si è difeso bloccandone il ricordo. Vuol dire che è meglio che io non ricordi? O almeno non subito, diciamo. Lei psicologicamente è molto provato. Ha subito un grosso stress mentale. Segua il mio consiglio. La smetta di tormentarsi il cervello. Lei ha bisogno di riposare, di rilassarsi, di dire a me. Si prenda una bella vacanza con la sua ragazza. Thank you.
Il tempo è ottimo, saremo puntuali. Meglio così, avremo un po' di lume per l'atterraggio. E poi, prima ci liberiamo di questa roba, meglio mi sento. Che c'è? Non capisco, stiamo uscendo di rotta. Eppure non c'è vento. Ma come, avevi detto che l'aereo era in perfette condizioni? Ed è in perfette condizioni. Avanti, prendi i comandi. Cerco di intercettare un segnale per rimetterci in rotta. Ma è impazzito, fa tutto da solo! Che cos'è quello? Dove? Laggiù. Guarda. Quelle strane luci. Non ne ho idea. Potrebbe essere un fuoco di Sant'Elmo. Ma così non ne ho mai visti. Fa qualcosa. Sto facendo quello che posso. L'aereo non risponde ai comandi. Gli strumenti sembrano impazziti. Siamo nei guai. Bisogna avvertire la torre di controllo. Non possiamo. Nessuno deve sapere di questo volo. Chi se ne frega? Continuiamo a perdere quota. Pronto, controllo Santo Domingo. Santo Domingo, passo. Qui torre controllo Santo Domingo. Identificatevi, dateci la vostra posizione. Qui Chestnut 22A. Siamo in emergenza. Mayday, mayday. Chestnut 22A, dacci la tua posizione. Non lo sappiamo, non lo sappiamo. Fate qualcosa, stiamo precipitando, per Dio. Torre Santo Domingo a Chestnut 22A. Non riusciamo a captare il vostro segnale radar. Diteci vostra rotta approssimativa, passo. Non la sappiamo, gli strumenti sono impazziti. Stiamo precipitando, fate qualcosa! Non so più cosa fare. È l'allarme alla guardia. Pronto, Chestnut 22A. Guardia costiera? Perdiamo sempre quota, non lo tengo. Rispondete, Chestnut 22A, rispondete, rispondete. Controllo, la bussola impazzita, rispondete, controllo, rispondete. Mayday, mayday! Qui Chestnut 22A, Chestnut 22A, mayday, precipitiamo! Non vi sentiamo più, Chestnut 22A, non vi sentiamo Chestnut 22A, più. Chestnut 22A, Chestnut 22A, mi sentite, passo! Così, senza una ragione. Ma come? Quell'aereo era in perfetta efficienza. Allora sarà stato un errore del pilota. No, non può essere. Ai comandi c'era uno dei nostri migliori uomini. Forse la concorrenza? No, non ha senso. Avrebbero fermato l'aereo a terra. Non avranno fatto in tempo. No. Non è opera della concorrenza. Ma allora? Adesso basta. Bisogna recuperare i documenti. E a New York? Non sanno ancora niente. Non ho avuto il coraggio di dirglielo. Se non li recuperiamo, lo sai cosa ci aspetta. Cercherò dei subacquei in gamba, disposti ad andarli a ripescare e che non facciano troppe domande. D'accordo. Ma attenzione, quel materiale deve essere recuperato a qualunque costo, intesi? Ok. Salve, sapete dirmi dove posso trovare un certo Enrique e il subacqueo? Qua giù, al molo. Grazie. Come stai? È fatta. Ho lasciato il lavoro, ho deciso di tornare. Basta. Davvero? Ma sì, sì. Sono stufa di New York, della gente, insomma, sono stufa di tante cose. Non ne posso più, e poi qui non si respira. Bene. Così ho deciso di partire. Brava, vieni in aereo? No, in barca con degli amici, fanno un viaggio al sud. Ah. Sono gentili, no? Sì, sì, certo. Ma quando arrivi? Beh, si dovrebbe partire domani, credo. Hanno intenzione di fare una sosta a Santo Domingo e...
Mi hanno offerto un passaggio. Ti ho pensato. Anch'io, sai, tanto. Ho voglia di vederti. Finalmente. E poi ho bisogno di parlarti. Soltanto di parlarmi? Beh, insomma, hai capito, no? Ti aspetto. Ciao, a presto. Sei contento? Ho saputo che Maria torna, eh? No, no, guarda. Era stufa ad andarsene in giro e torna soltanto per questo. Non ti fare strane idee. Torna solo per questo, eh? Sì, solo per questo. Magari tornasse per fermarsi. No, no, se torna vuol dire che c'è qualcosa che non va. Sarà una delle sue solite crisi depressive. Comunque, dovrebbe arrivare domani. Io questo lo conosco. Buongiorno. Buongiorno. Come va il matrimonio? Ah, adesso ricordo. Lei è quello che ha l'hobby di mandare regali. Grazie del pensiero. Avrei un lavoro da proporvi. Benissimo, come ha detto che si chiama? Oh, il mio nome non ha importanza. È un lavoro che deve essere fatto con la massima segretezza. Noi siamo muti come pesci, non si preoccupi. Mi piace il suo senso dell'umorismo, ma preferisco la serietà quando si parla di lavoro. Allora, di che si tratta esattamente? Beh... No, parli pure, non ci sente nessuno. Dunque, dovreste fare un recupero in un aereo caduto in mare. Un aereo? Ma è in regola col permesso di recupero? Ragazzi, io vi offro di guadagnare, vi interessa o no?
E in che zona sarebbe caduto questo aereo? Prima voglio sapere se vi interessa o no. Diciamo che ci interessa questo recupero. Lei quanto offre? Vi darò 10.000 dollari. Metà subito e metà a recupero ultimato. 10.000 dollari? Non sono mica tanti, sa. Per un lavoro di questo tipo. Tu che ne dici, socio? Che non ci copriamo nemmeno le spese. Facciamo 15.000. 15.000, che te ne pare? Non lo so, Andres. Dipende dalla profondità a cui si trova l'aereo. Conosce la zona in cui è caduto? Non precisamente. Ma più o meno? A poche miglia dalla costa, oltre la barriera corallina. Se non conosce il punto, ci serve un elicottero. Eh già, solo dall'alto potremo individuarlo. Se ci vuole un elicottero, usatelo pure. Però ovviamente questo pesa sul prezzo. Non li avete mai visti tanti soldi. Sono sicuro che ve li farete bastare, d'accordo? Ci dia 2 giorni di tempo per pensarci. Va bene. Verrò qui lunedì alle 8. Quel tipo non mi piace. Se è per questo, neanche a me. Ma per 15.000 dollari gli farei un recupero anche all'inferno. Eccolo, e torno indietro. Questo è il punto. Siamo arrivati? Non mi dire che è qua. Già. Beh, che problema c'è adesso? C'è che non mi piace. Per gli indigeni questo è un posto maledetto. E allora? Va bene. Lo faremo lo stesso. Beh. Cala le bombole di ricambio per la decompressione. Pronto. Vado. Thank you.
l'avete fatta. Allora, com'è andata? L'avete trovato? Insomma, avete visto l'aereo? No, abbiamo rinunciato. Abbiamo visto qualcos'altro. Sarebbe a dire? Squali, un mucchio di squali. Squali che dormono. Che cosa? Sì, addormentati. Sembra assurdo, lo so, ma è proprio così. Li abbiamo visti coi nostri occhi. Gli squali devono sempre essere in movimento per poter respirare. Se si fermano, muoiono. E questi stanno assolutamente immobili. Però sono vivi. Lo si capisce perché ogni tanto muovono le pinne o danno qualche colpo di coda. Va bene, ma voglio sapere dell'aereo. L'avete visto? L'aereo? E chi ci ha pensato? Ci riproveremo domani, vero no, Enrique? No, io non ho nessuna intenzione di tornare laggiù. Un momento, amici. Noi abbiamo un accordo. Ma data la situazione posso aggiungere altri $3,000. Oh, questo sì che si chiama parlare. Andres, lì sotto c'è qualcosa di brutto. Beh, se tu non te la senti... vuol dire che domattina scenderò io da sotto. Time. The sky is clear, the sun is shining, we are sailing, all our friends are on board. Let's drift away to other lands, to silver sands where palms are swaying. Across the ocean, we've got time on our hands. Sailboat to sailing, the hot sun is high up in the summer sky. Sailboat to sailing, the hot sun is high up in the summer sky. Just sitting here and passing time, the sky is clear, the sun is shining. We are sailing, all our friends are on board. Sailboat to sailing, the hot sun is high up in the summer sky. Sailboat to sailing, the hot sun is high up in the summer sky. Let's drift away to other lands, to silver sands where palms are swaying. Across the ocean, we've got time on our hands.
possibile che la guardia costiera non ne sappia niente. D'accordo. Sì, grazie. Fatemi sapere qualcosa al più presto. Thank you.
Molto bene. Ora datemi quella cassetta. Thank you.
tranquilla, se la caverà. Vada lui. Ha chiesto di te. No. Non è solo per la morte di Enrique. Anche se me ne sento io il responsabile. L'ho obbligato io a scendere. Lui non voleva. E l'ho fatto per quei dannati soldi. Non ti devi sentire in colpa per Enrique. Non è solo per questo che sono turbato. Il fatto è che là sotto è successo qualcosa. Qualcosa di strano che non capisco. Angelica, ho bisogno del tuo aiuto. Devo tornare là sotto. Sapere quello che mi è successo. Per cercare Enrique. Forse lui è ancora vivo. Continua a dire che Enrique è ancora vivo e vuole andare a cercarlo. Ma non può muoversi. È per questo che lo devo aiutare. Ha diritto di sapere, di scoprire che cosa gli è accaduto laggiù. E poi anch'io comincio a credere che ci sia qualche cosa di vero in quello che dice. Io non riesco a seguirvi in queste cose. Credo soltanto in ciò che è possibile provare. Comunque farò del mio meglio per aiutarlo e mio fratello. Domani vorrei portarlo via di qui. Va bene, se avete deciso così. Grazie di tutto, Riccardo. Ma cosa ricordi? Non so, è tutto molto confuso. Ricordo l'acqua che mi trascinava. E poi ho la terribile sensazione di essere stato là sotto per tutti questi mesi. Ti rendi conto che quello che dici è impossibile? Lo so ed è per questo che non ne parlo. Perché non mi crederebbe nessuno. Ancora qualche giorno e poi questa la buttiamo via. Mi ricordo di un pescatore che ha vissuto tanto tempo fa un'esperienza come la mia. Si chiamava Manuel. Viveva all'isola di Sant'Andrés, lo presero per pazzo. Voglio andare a cercarlo. Verrò con te, vedrai, lo troveremo. Anch'io voglio capire, voglio crederti. I tuoi problemi sono anche i miei. E poi devo tornare là sotto, dove so di essere già stato. Ma tu non puoi immergerti. Ci andrò io. No, non voglio. Non è giusto che tu debba rischiare. Ci faremo aiutare dal capitano. È un amico e sono sicuro che lo farà. Ma che cosa speri di trovare in fondo al mare? Devo ritrovare il punto dove ho visto sparire Enrique, capisci? È stato trascinato in una fossa da una forza sconosciuta. E così deve essere successo anche a me. Ne sono sicuro. Come mai hanno mandato te? Perché a New York non piace come stai portando avanti le cose. Ti era stato detto di sbrigarti. Ma quello era chiuso in un ospedale. Non era possibile. Ok. Ma adesso dobbiamo darci da fare. Mi vengono alla mente strane immagini. Entità misteriose che mi tengono prigioniero. Sì. Uomini e animali dominati da un'altra volontà. E gli squali, anche loro strani, diversi, come minacciosi cani da guardia. Io volevo fuggire. Volevo fuggire. Ciao, Angelica. Mi volevi? Oh, sì, capitano. Mi manda Andrés. So che è uscito dall'ospedale. Come sta ora? Tra pochi giorni potrà camminare. Questo mi fa molto piacere. Ti vorrebbe parlare? D'accordo. Ti raggiungo, mi sbrigo subito. Bene, ti aspetto fuori. A tra poco.
Salve. Vedo che fai grandi progressi. Cammini ancora con le stampelle, eh? Deve essere una bella seccatura. Voglio quella cassetta. Dov'è? Dov'è? Io non so che giochetto tu stia progettando, ma ti avverto che hai sbagliato cliente, amico mio. Dimmi dov'è la cassetta o sarà peggio per te. Levatelo dalla testa. Se te lo dicessi, tu mi uccideresti subito. Me lo dirai, figlio d'un cane! Hai ancora voglia di fare il furbo adesso? Come vuoi, ti pentirai d'essere nato. Che si fa, Jackson? Deve essere laggiù. Angelica! Non avvicinarti, va via! Ho riflettuto, signore. Il lavoretto che mi proponi è piuttosto pericoloso. Io ti seguirò. Sì, ma mettiamo che scoprano qualcosa. A bordo della barca sarò da solo. Insomma, te la senti oppure non te la senti? Beh, ecco, signor, tutto dipende dalla contropartita. Il rischio è molto grosso. $200? No, signor. 500 almeno. Se poi ci fosse qualcuno da uccidere, ci vorrà un piccolo premio extra. Diciamo, $1,000 a cadavere. Se ti sta bene, domani stesso andrò a chiedergli un imbarco. Va bene. Un piccolo anticipo, signor. Alla nostra, signor. Ma cosa c'è nella cassetta? Documenti.
Tra poco riuscirò anche ad immergermi. Devo tornare là sotto. Perché invece non ce ne andiamo di qui? Andrés, dimentica le tue allucinazioni. Così anche tu, eh? Ma allora era soltanto pietà la tua. Mi credi pazzo, non è vero? Ma io non sono pazzo, ma non sono pazzo. Ma no, tesoro, non volevo dire questo. Nelle tue condizioni è troppo pericoloso andare laggiù. C'è una cosa che devo fare. Io devo dimostrare a qualcuno che dico la verità. Là sotto ci deve essere qualche traccia. E io devo sapere. Dai! Tira, tira! Sì, qua! Attento alla gomma! Forza! Dai, dai, forza! Senti là! Vai, che vai! Forza! Ancora, ancora! Su, su, su! Credi che anche questi siano posseduti da quelle strane forze? Qualcuno forse lo è. In acqua lo senti. Sono appostati a gruppi, fermi, come in attesa di un comando. Un tempo gli squali non mi facevano paura, sa? Ma un giorno io e i miei compagni tornavamo a casa dopo la pesca. Era stata una buona giornata. Non c'era un alito di vento, tutto era tranquillo. Il mare era liscio come l'olio. Poi d'improvviso sentii una vibrazione nell'aria. E accadde qualcosa di inspiegabile. Che succede? Non so come, mi trovai in un posto sconosciuto. Ricordo una strada piena di relitti che conduceva verso qualcosa. Io mi avvicinavo, non potevo fare altrimenti. Sentivo che qualcuno mi voleva catturare, imprigionare come un animale. Ero sott'acqua e cercavo disperatamente di oppormi a quella forza che mi trascinava giù. E subito mi trovai accanto un branco di squali. Mi nuotavano vicino, fissandomi senza toccarmi. Come se ubbidissero ad una forza misteriosa. Poi nella mia testa c'è solo buio, non mi ricordo altro. Riaprii gli occhi e mi ritrovai su un peschereccio. Solo allora ho saputo che ero scomparso da 2 mesi. Da quel momento non ho più avuto il coraggio di uscire in mare. Andrés, noi sappiamo che c'è qualcosa là sotto. Un mondo, altre forme di vita. Forse vengono dal passato. Da una terra scomparsa nel mare. Non so cosa vogliono, ma so che hanno bisogno di noi. Io sono vecchio e il mio unico rimpianto è di non essere tornato in quei posti per capire. Ma voi potete farlo. Andate, ma non parlatene con nessuno. Vi prenderebbero per pazzi. Sembri preoccupato. Certo. Vorrei poterci andare io. Hai paura per me? Certo che ho paura. Questo è il punto dove sono sceso con Enrique. Ma tu non andare fino al fondo. Sarebbe pericoloso. E se senti uno strano senso di stanchezza, di abbandono, risali subito. È un avvertimento di pericolo. Vuol dire che stai entrando in un'altra dimensione.
ma non lasciarti andare. Torna su subito, mi raccomando. Non devi aspettare. Perdere un solo istante può essere troppo tardi. Aiutala! Sono contenta di vederti. Mi hai mandato a chiamare. Che succede? Tante cose strane. La barca che portava Maria è scomparsa. Poi delle fotografie con strane immagini che appaiono e scompaiono. E uno squalo che mi assale, ma solo per spaventarmi, come se volesse impedirmi di scendere. Ti sei immersa. Andrés non doveva permettertelo. Lui non c'entra, sono io che ho voluto farlo. Per capire. Sono pazzie. Lo pensavo anch'io fino a poco tempo fa. Adesso sono sicura che Andrés aveva ragione, che è tutto vero quello che dice. A quanto pare le sue fantasie sono contagiose. Se sono davvero fantasie lo sapremo presto. Domani mi immergo di nuovo. A questo punto voglio togliermi ogni dubbio. Allora verrò con voi. Enrique, tutto questo non ha senso. Non riesco a capire perché lo fai. Ti comporti come un pazzo. Già. E tu mi faresti rinchiudere in manicomio. Ma io non sono pazzo. Se sei venuto per dirmi questo, te ne potevi stare dove eri. Hai perso il tuo tempo. Cerca di capire che in questo modo stai coinvolgendo Angelica. Ah, sì, eh? È di lei che ti preoccupi. Fa attenzione. Va bene. Dovevi mandarci proprio lei, eh?
Sei quasi guarito, bastava qualche giorno. Senti, ma perché hai buttato in mare le bombole? Sono per Paco, in caso di necessità. Ah. Andrés, guarda laggiù. Punta dritto su di noi. Non mi convince questa storia. Questa non ci voleva. Tieni. Ma che fai? Devo raggiungere Angelica. Tu non ti muovi. Butta via quella pistola, signor. Quanto pare ci si rivede. Volevi recuperare la cassetta, eh? Grazie. Così mi hai rivelato dove era nascosta. Non è la cassetta che stiamo cercando. Non so dove sia, mi è caduta sul fondo prima che sparassi. Non la troverai più. Fermo! Ucciso un uomo a sangue freddo. Allora, che aspetti? Thank you.
Thank you.